mis amores. Ciao, amori miei. Hello, my loves. Welcome back to another day in my life here in YouTube, in my channel. Welcome, welcome. So, well, F back. Un attimo. Voilà. Siamo pronti. Oggi sono super ispirato da questa palette. Ce l'ho da un sacco di tempo e non l'ho utilizzato quasi mai, 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 mai. Una, perché non sapevo come utilizzare i colori tipo metallizzati e roba, così che vedete qua. Non avevo le abilità che ho sviluppato finora. E quindi adesso mi sento un pochettino più capace di usarli. Quindi oggi si tratterà semplicemente da l'Urban Decay Electric Palette. Creerò un look completo semplicemente usando questa belletta. Quindi, se vi piace l'idea e non avete nient'altro da fare, rimanete qua nel mio canale e godetevi questo tutorial. Ricordatevi di iscrivervi, oddio. Ricordatevi di iscrivervi e di attivare le notifiche, il campanellino, quello che vedete lì, così saprete quando carico un video. Sarete i primi ad avere una notification, una notifica ogni volta che caricherò un video, e io sarò più che contento a vedere i vostri like, i vostri commenti e le vostre visualizzazioni. Mani all'opera, diamoci dentro. Grazie mille per aver scelto il mio canale, spero che davvero vi piaccia quello che faccio. Buona giornata a tutti e buona vita, ci vediamo. Non mi piace quello che sto vedendo e non so come andrà a finire. Però mi sono promesso che non avrei mai avuto paura dei colori. Andiamo a utilizzare il secondo. Questo qui era il colore trash. Adesso andiamo con il colore... Qui mi sembra abbastanza ovvio che sto facendo un casino, però ci piace. Siamo ancora un pelino più coraggioso e utilizziamo fringe. La cosa è divertirmi con i colori, poi se c'è qualcosa da cambiare o da modificare
lo si fa strada facendo. Voglio divertirmi. Stiamo applicando il free. Come on, fringe. Don't be shy. Adesso è arrivato il momento di Urban, questo viola qua, vediamo come si comporta. Woo! Adoro sto viola, incrociamo le dita. Adesso andiamo a tagliare il parpado mobile. Il primo colore che voglio usare è della palette della Beacon White. Questo giallo o giallissimo. Vediamo come va. Ci piace. Fare, volevo applicare il colore numero, il colore trash, che è questo verde. Cijon, verde limone, fluo, con il pennello che è venuto con la palette della Urban Decay. Vediamo. Ok, ho finito di colorare entrambi gli occhi, sopra e sotto. La gialla della Kiko nera, li tocchiamo un po'. Ok, e adesso passiamo al mio mascara preferito in tutto l'universo, Bobbi Brown. Ok, userò le ciglia finte di Huda Beauty Raquel, le mie preferite in assoluto. Ok, ho appena aggiunto un po' di Galaxy, che è questo glitter sempre della Urban Decay. Oggi tema Urban Decay, Urban Decay Moon Dust Palette, e ho messo un po' di Galaxy. E adesso contouring. Ok, adesso sto mettendo un gloss di The Wycon Double Gloss Ripon Last. Io adoro Wycon. Voglio Wycon. Questo è il rossetto 410. Il gloss che non riesco a capire. Il numero. Oggi ho deciso che per il mio contouring del naso utilizzo. Insomma, sto utilizzando la palette di Too Faced Sweet Peach Glow e odora a pesca. Questa palette ha un colore per il contouring, un colore per il blush e un colore per il highlighter. Io sto illuminando con troppi volumi con quella, un po' glitterata per il mio gusto, però si tratta di illuminare a quel tocco di naturale che poi ragazzi della porta accanto mi piace.
sto usando il Glitter Prime Base Perfettrice Milano della NYX, perché voglio aggiungere un po' di glitter nell'inizio dell'occhio. Proprio lì. Voglio un po' di glitter. E se lo voglio, lo metto. I can say that finally it's complete. Che siate state qua con me, spero vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima qui sul mio canale per insieme passare un po' di tempo in... appunto insieme. Mamma mia, il mio vocabolario, guarda, mi fa paura. Un bacione a tutti quanti, buona vita e rimanete in contatto, io sono sempre qua, sempre vostro Proudly Jeannie.